Apro gli occhi e non ti vedo, sento forte i brividi. Queste luci così forti brillano nell'anima come un vento caldo d'estate che mi viene incontro, poi mi sfugge tra le dita. Oramai è letteralmente scoppiata quest'estate 2023, in questa bella stagione non poteva mancare un tormentone ovviamente estivo firmato da te Antonio Ancora dal titolo Solitario Cronico. Di cosa si parla? Beh, come dice il titolo stesso, parla sicuramente della solitudine, però non come sentimento a tutti i costi negativo, anzi è un'esaltazione se vogliamo di quei momenti in cui ci si può soffermare a riflettere, quindi a capire anche di più se stessi. Sono un solitario cronico che cerca nel... In questo brano c'è un mix di suoni tra pop e anche la disco music anni 80 e 90. Sì, quello è un periodo che io ho avuto la fortuna di vivere quando insomma è nata quel tipo di musica, soprattutto quei suoni a cavallo tra anni 80 e anni 90 che poi abbiamo cercato con il produttore musicale Paco Carrieri di recuperare, quindi c'è stato un lavoro davvero di ricerche, abbiamo voluto ricreare quel mondo che a quanto pare in questo periodo sta tornando di moda. Qual è il messaggio che desideri trasmettere attraverso questo brano? Beh, il messaggio è sicuramente un messaggio di positività e di anche un messaggio destinato a chi si vuole godere comunque la vita, l'estate, lo stesso ritmo dance che ti portano a ballare, a stare bene con te stesso. Però poi non dimenticare mai che ci sono dei momenti in cui credo bisogna anche frenare e capire un attimo se stessi. Questo credo sia molto importante e forse questa canzone, che poi è nata, se vogliamo, subito dopo il Covid, è stata anche così un invito a ripulire un attimo e riorganizzare le idee in un mondo dove ormai si va in maniera sempre più frenetica. E so anche che in questo periodo tu sei impegnato con alcuni live in giro. Sì, assolutamente, anzi io ne approfitto per invitare tutti il 6 luglio a Matino in Piazza San Giorgio alle ore 21 e l'8 luglio a Taviano nel Parco della Marinella, quindi vi aspettiamo numerosi, non solitari, con gli amici. La sua stabilità. Quando i pensieri si accavallano, preferisco un moto cosmico per stare.